Bentornati ragazzi sul canale di Geek Next Gen. Siamo qui oggi in un nuovo episodio di PES My Club. E come vedete dalla schermata ragazzi, hanno aperto la campagna che dura dal 17 fino al 24 marzo. Oggi è 21, quindi mancano ancora 3 giorni per ingaggiare giocatori in prestito, ossia campioni. C'è Messi, Ibrahimovic, Baggio, che però io ho già trovato nel ball opening, Cristiano Ronaldo, Robben, Sergio Ramos, Yaya Touré, eccetera eccetera. Ragazzi, io siccome non ho tantissimi GP, però avevo monete, insomma 110 monete, ho deciso di spenderne 93. Però ragazzi, guardate chi mi sono messo in squadra, anche se solo in prestito, però Cristiano Ronaldo, che ovviamente ragazzi è il mio giocatore preferito in assoluto, insieme a Lionel Messi e a Zlatan Ibrahimovic. Quindi ho pensato che per il mio tipo di schieramento lui non è proprio idoneo, però lo metto magari come attaccante, ragazzi, sti cazzi. Quindi vi voglio far vedere ragazzi, guardate che figo, ho Cristiano Ronaldo. Quindi ora andremo ad affrontare le partite del My Club con Cristiano Ronaldo. Che ragazzi, ci vediamo fra poco con la prima partita del giorno. Che ragazzi, allora questo è il mio primo avversario. Vedete, c'è Drogba e De Jong in avanti, Costa, De Goods, Gibson, e c'è Paul Pogba a centrocampo, Poulsen, Godin, Vermaelen, Aurier e Oliver Kahn, la leggenda, in porto. Io ragazzi, come vedete, ho tolto Baggio e ho messo Cristiano Ronaldo, perché altrimenti non riuscivo a far quadrare la gestione della squadra. Che ragazzi, andiamo subito nella prima partita della divisione 8. Sono qua Lewandowski, centro, Ronaldo, ed è lo scatto di Mattia destro. Abbiamo quasi tolto palla e poi per pochissimo ragazzi non ci riusciamo a prendere palla. Guardate qua, grande Nigel, dentro ancora, ed è lo scatto, pallone messo dentro, è sbagliatissimo il passaggio. Ora qua non so che cosa sta combinando il nostro avversario. Attenzione qui, Mattia a destro per Van Ginkel. Vede lo scatto di Van Ginkel. Ora Van Ginkel, non è messo dentro. Colpo di testa, gol! Il colpo di testa, e c'è Lewandowski che ci porta subito in vantaggio ragazzi, 1-0 per noi. Così fermiamo tutto molto bene. Qua sbagliano ovviamente il passaggio. Ora iniziano a sbagliare i passaggi. Ok, ed eccolo qua il tiro, è fuori per fortuna. Ce ne andiamo con Mattia a destro. Pallone messo dentro, attenzione, Lewandowski è solo, è solo Lewandowski. Lewandowski, il gol, il gol, 2-0. Robert Lewandowski, Hans. Grandissimo gol, 2-0 per noi. Vai così Mascherano, non interviene nessuno. Il colpo di testa per fortuna ragazzi che ha sbagliato. Solite ingenuità difensive. Mamma mia, era rimasto solo. Che non giunge a stare, attenzione qua, che c'è Cristiano. Cristiano prova il tiro, miracolo di Kahn, nonostante che avesse ricevuto ben due colpi ragazzi. Ah, intervento a vuoto di Godin ragazzi, intervento a vuoto di Godin. Ah, grandissimo le ali. E qua ancora ragazzi la difesa, il pallone in avanti, e finisce il primo tempo 2-0 per noi. Buona partita. C'è punizione ragazzi, ha dato la punizione. Comunque stava laggando come un porco in calore, quindi non riuscivo più a vedere un cazzo. Ok ragazzi, allora proviamo con CR7. Vediamo se così riesco. Attenzione CR7, il tiro fuori di pochissimo. Quindi 1-2. Ancora dentro, attenzione il tiro fuori, non ci posso credere ragazzi, mi sono mangiato un gol, mi sono mangiato un gol con lavandino Lewandowski ragazzi. Non lo fermiamo, attenzione, solo può tirare il gol, 2-1, ma non ci posso credere, è sempre così ragazzi, infermabili, infermabili. Cristiano Ronaldo, arbitro. Qua grande numero di Lewandowski, al tiro, è fuori, non ci posso credere. No ragazzi, no, però stanno sbagliando di... Cioè Lewandowski, il secondo gol che si divora, è il secondo gol che si divora ragazzi. Allora se si imposta, allora va bene, ditelo prima, perché cioè veramente ragazzi è assurdo. Qua ancora noi, con destro, 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 fermato, ma vaffanculo, ma vaffanculo. Te lo dico con tutto il cuore. Allarghiamo, vinciamo un rimpallo e finisce la partita ragazzi, 2-1 per noi. Ci siamo complicati la vita da soli, però abbiamo portato a casa i primi 3 punti di questa divisione 8. Che ragazzi, ci vediamo fra poco con la seconda partita. Che ragazzi, allora eccoci con il nostro prossimo avversario. Allora vedete, lui c'ha Lionel Messi in avanti, Cristiano Ronaldo, Zil
James Rodriguez, Thiago Maher, Savic, Jardel, De Santis, Cavall e Marquinhos, Marquez, non si legge. Che ragazzi, c'è una buona formazione, quindi dobbiamo fare attenzione. Vediamo subito come andrà questa seconda partita del giorno. Ecco qua, attenzione. Attenzione che la palla è in avanti per Pereira, troppo lunga, ma porca miseria, ragazzi, ci siamo divorati un gol. Pallone per Lewandowski, al tiro, il gol. Il gol 1-0 per noi. Qua ancora De Jong, ragazzi, serie di rimpallo, tutti a favore suo, il tiro, il pareggio. Era l'ideale, come si fa a farsi pareggiare così? Ma ragazzi, veramente, cioè, è assurdo prendersi il gol così. Attenzione qua, non è dato dentro per Lewandowski. Robert Lewandowski al tiro, la parata ragazzi, non è dentro Lewandowski, ha saltato il difensore al tiro, il gol 2-1, ci riportiamo in avanti con Robert Lewandowski. Vai così ragazzi, al lancio subito lungo CR7, sbaglia, cosce col portiere, sbaglia, porta libera ragazzi. Non ci voglio credere. CR7. Facciamo riprovare la portata, il gol. Il gol di CR7. Portiere immobile, ragazzi. Non l'ha neanche vista partire. Mamma mia, che bordata. Ragazzi, il portiere immobile. Rivediamo, ragazzi. Guardiamo il replay, perché qua, grandissimo, nel frattempo, togliere palla. Guardate qui, ragazzi. Guardate, tiro. Guardate il portiere immobile. Non l'ha vista neanche partire. Grande CR7. E finisce il primo tempo, ragazzi. 3-1 per noi. Attenzione a Cristiano Ronaldo. Mamma mia ragazzi, CR7 fermato. Poi Lewandowski rimane il tiro, la parata. Pallone dentro, Isco. Isco, grande numero di Isco. Pallone dentro. Ronaldo, grande aggancio, il tiro, il gol. Mamma mia ragazzi. Mamma mia, CR7 show. Guardate qui la sua sultanza ragazzi, CR7 show. CR7 si allunga palla, la recupera. Mamma mia ragazzi, Ronaldo, il numero, il tiro, il gol. Questo ragazzi, fantagol di CR7 ragazzi. Cristiano Ronaldo, un gol d'antologia. CR7 show, tripletta per lui, si porterà il pallone a casa. Quanta gol di CR7 questo ragazzi. Veramente grandissimo gol. Pallone dentro. CR7, colpo di testa, gol ragazzi, a pallonetto. Il gol ragazzi, 6-1. Era uscito male col portiere, l'abbiamo buggato ancora. 4 gol per CR7. E qua c'è il gol. E gol, eccolo qua. Voleva fare di più col portiere ragazzi, ma si è trovato sotto 7-1. Ragazzi, finisce qui la partita, 7-1 per noi. Quindi abbiamo ottenuto la seconda vittoria in questa divisione. Ok ragazzi, allora questo è il quadro. Allora vedete lì che ci sono due sconfitte che io non vi ho portato e vi spiego il perché. Allora, la sconfitta per 2-7 è stato dovuto in quanto ho fatto l'errore di cambiare formazione, ho messo le seconde linee e ho trovato uno davanti che aveva Mertens, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, e quindi ragazzi ovviamente mi ha purgato, mi ha distrutto, perché era anche bravo a giocare, e quindi quello è il risultato. Nella seconda partita ho avuto problemi di lag, quindi ragazzi ovviamente ho perso la pazienza e ho iniziato a giocare male. Sul 2-1 per me ha iniziato a laggare e quindi mi ha pareggiato, mi ha fatto il 3-2, mi ha fatto il 4-2. Ovviamente immaginate che le parole che uscivano dalla mia bocca non erano delle più delicate, quindi ho preferito saltarvi anche questa partita perché non mi sembrava il caso insomma di portarvela. Ho giocato questa sperando che almeno il lag mi lasciasse in pace e ho giocato con la formazione titolare e comunque sono riuscito di nuovo a vincere. Quindi ragazzi, siamo a 6 punti, me ne bastano altri 3 per salvarmi e altri 3 ancora per andare in divisione 7. Quindi ragazzi, vedremo se nel prossimo episodio della Road to Division 1, ossia My Club di PES, riuscirò già ad approdare in divisione 7. Ragazzi, come sempre, se questa serie vi sta piacendo, vi invito a sostenerla con un bel like, commentate, condividete questo video. Ragazzi, mi raccomando, sono tanto che il canale sta crescendo come iscritti, ma non come visual. Quindi vi invito a iscrivervi al canale, però puoi seguire anche i miei video, altrimenti non ha senso.
Ok ragazzi, allora come sempre, quindi mi raccomando, iscrivetevi se avete fatto, ditelo ai vostri amici, aiutatemi a far crescere il canale, aiutatemi a far aumentare un po' le visual, mi raccomando, confido su di voi. Qui da Angelone 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!